chi devi pescare un pesce palla. Lo zietto ha la sensazione che sarà molto importante. Ok. Potrei metterci un anno a pescare un pesce palla. Posso aiutarti io, Jackie. Sono una bravissima pescatora. Pescatrice. No, Jade, grazie. Tu devi fare i compiti. Eh beh, certo, come no? Non ne ho, Jackie. Allora avrai di sicuro delle faccende da sbrigare. Già fatte. Posso sbrigarmela da solo. In fondo si tratta solo di pescare. Un'altra cosa. Devi andare al caso d'aste. Il Zietto vuole che compri la perla di drago che metteranno all'asta oggi a North Beach. Sbrigati e portami un pesce bello grosso, mi raccomando. Vado sulla statale a cercartelo, zio. Ok, dai. Alleniamoci. Jackie! Speriamo che questa sia l'ultima, cavolo. 1 minuto e 10 secondi. Hai voglia che si fanno le cose ora. Ecco qua. No, bello. Non mi far sprecare tempo prezioso mentre ti difendi. No, cacchio, Jackie. Se solo avessi preso un po' più di energia. Ok. 2 in 1 colpo, perfetto. Oh, è ancora vivo uno. Ok, ok, 30 secondi ce la fo. Perfetto, 2 in 1 colpo, grande Jackie. 2 in 1 altro colpo, bravo. Davvero notevole. Ecco la tua ricompensa. Lo so, zio. La tua magia massima aumentata, perfetto. Grande zio, bella zio. Quindi, casa d'aste, abbiamo 800 e passa dollari. Però, sapendo che pescando possiamo guadagnare altri soldi, vediamo se riusciamo a prendere qualche soldo prima di andare alla casa d'aste. Dov'è il mio amico cinesino per fare il salvataggio? Ah certo, qua non c'è perché l'amico cinesino qua serve per fare la pesca. E detto ciò, fammi indovinare, devo prendere la canna da pesca più costosa, vero? Vabbè, proviamo. Eccolo lì il pesce palla, l'ho visto. E abbiamo preso una medusa. Beh, enorme, cacchio, 35 dollari. Eccolo qui. Tra l'altro vedo dei pesci belli grossi là in fondo. Aspetta un attimo. Dai che l'abbiamo preso, finalmente. Occhio a non pungerti, eh. Un pesce palla grande. E vai, il pesce palla! Preso! È meglio portarlo subito dallo zio. Però, vabbè, ho recuperato e ho guadagnato più di quanto ho speso, dai. Stavo dicendo che peccato, mi ha fatto subito uscire. Eccoci qui alla casa d'aste, perfetto. Quindi dobbiamo prendere la perla di drago. Signore e signori, posso avere la vostra attenzione? L'oggetto di oggi è forse l'articolo di maggior pregio che io abbia mai avuto l'onore di presentare. Apro le offerte su questa perla di drago perfettamente conservata. E infatti già parte da 170. Beh, a me sembra una sfera di cristallo. Speriamo che nessuno la cerchi di prendere. Secondo me, e lo sapevo, guarda che era lui. Lui e la tipa accanto a lui la vogliono prendere, di sicuro. Ecco qua, proviamo a sbolognare un po' la gente. La vogliono, la vogliono. E lo sapevo che lei era interessata, lo sapevo, signorina. Anche il vecchio! È mia quella perla di drago! Aspettiamo il prossimo. Ok, ancora uno. Vai! Perfetto, dovremmo essere gli ultimi. Ti prego, non ti azzardare alla fine! Non ti... No! Sei uno stronzo! Sei uno stronzo! No, e dai, proprio alla fine! Ok, perfetto, siamo stati gli ultimi. Avremmo speso un sacco di soldi, di sicuro, ma va benissimo così. Aggiudicato a Jackie Chan. Grazie. E vai, la perla del drago. Mi spiace solo aver perso la primissima asta di questo gioco. Vabbè che onestamente penso che cambi relativamente poco, però. Ok, torniamo dallo zio. Abbiamo sia la perla di drago che il pesce palla. Zietto, il pesce palla. La madonna. Che è successo? La mano nera, vero? Dimmi, zio. Cos'è successo? Stai bene? Dov'è Jade? La mano nera ha fatto irruzione nel negozio. Ovvio. E ha rapito Jade. Non sono riuscito ad impedirlo. Ed eccola lì la sfera comunque. Spero che tu li raggiunga allo stadio di South Beach. Vai, Jackie, non preoccuparti per me. Ok, zio. Ci penso io. Ok, andiamo allo stadio. Ok, siamo proprio all'interno dello stadio. Chissà se vedremo Vipera. E chissà chi sarà il prossimo nemico. Vedo già una cassa lì in mezzo io. Ti ringrazio con la premura con la quale sei arrivato nel luogo del tuo eterno riposo. Ah, certo. Questa volta non mi fai ridere, Balmon.
Ormai è una faccenda personale. Pagherai per quello che hai fatto. Ah sì, Chan? Pensi che io non abbia previsto ogni tua singola mossa? Certo! Zivu ti annienterà prima che tu riesca ad avvicinarti a me. Akfu, attivo la scatola degli enigmi di Panku. Capo, non mi ricordo più la combinazione. Piacente, amici. Un attimo di pazienza intanto che Ak risolve l'enigma. Beh, certo, come ci no? Ci sono quasi. No, ho sbagliato. Ah, ecco che si apre. No, aspetta. Sbrigati! Fatto. Un coglioncione pure lui. Questo è... Ah, quello volante, ok. Quello che sembra un gremlin. Non puoi salvare tua nipote e sconfiggere Sibu allo stesso tempo. Ne sei sicuro? Intanto che tu vai incontro alla tua fine, io metterò in atto l'ultima fase del mio piano. Mio piano. E se la ride. Ciao, ciao. Il demone del cielo è qui e qui resterà. So tutto di te, Jackie Chan, e non ho nessuna intenzione di farmi rispedire agli inferi da un essere così insignificante. Certo. Mettiti al riparo, Jade. Allora, cosa dobbiamo fare? Ma c'è la Acme, ma scusami. Oh. Trema davanti alla... Come sparo? Tiragli una palla curva, Jackie. E come si fa? Ah, con la X? Ma perché spari sassi? Prendimi se ci riesci! Dov'è? Dov'è? Dove va? Ma cacchio è? Ma porca! Ma porca miseria! Allora, colpito l'ho colpito. Aspetta, aspetta, aspetta che arrivo. Da! Corri se ci tiene la tua vita, ragazzi. Ok. Preso, corri. Dov'è, dov'è, dov'è? Ma porca miseria. Vengo a prenderti, piccoletto. Ma porca, vieni qui. Ok, corri. Preso. Ma sta dormendo? Jade, suona il flauto. Rispediamo all'inferno Siwu. Oh, bomba e Jim Bim Bim Zao. Oh, ma ci è entrato di sua spontanea volontà, praticamente. La proprio... Ehi, avete visto? Sono una potenza. Boia de... Sì, Jackie. È stata una fortuna per Valmon che tu sia arrivato proprio in quel momento. Gli avevo fatto abbassare la guardia e stavo giusto per fare la mia mossa. Certo. Come no, Jade? Sono sicuro che Valmon è stato felicissimo del mio arrivo.